Ciao a tutte! Allora, oggi sono tornata con un video velocissimo, un outfit, e ringrazio tantissimo Ilaria perché è una ragazza che ho conosciuto qualche giorno fa ed è veramente graziosissima ed è stata lei a in qualche modo incentivarmi a ritornare a fare dei video outfit perché li avevo un pochino accantonati per questioni di tempo e alla fine oggi, visto che stavo per uscire, ho detto vabbè, faccio un video velocissimo e quindi mi sbrigo, quindi ti ringrazio e ti mando un grandissimo bacio. Allora, per quanto riguarda il trucco del viso, vabbè, i capelli me li ho legati con una coda perché sono sporchissimi, sì, lo so, non è una bella cosa da dire, ma è la verità. Quindi ho fatto una coda perché quando ho i capelli, diciamo, un po' sporchi non mi piace assolutamente tenerli sciolti, quindi li lego. Passando appunto ai trucchi. Allora, questo è un trucco che ho realizzato in 5 minuti, quindi veramente, ma quando dico 5 minuti sono 5 minuti di orologio, non 5 minuti di girato. E cosa ho messo? Allora, come base ho fatto una base velocissima, ho messo solamente il correttore che ho messo in questa piccola giarra perché è un campioncino. Il correttore è questo qui della Roche Posay, è un campioncino appunto come vi dicevo, e io ancora non sono riuscita a capire se è un correttore oppure è un fondotinta, perché sul sito lo chiama fondotinta correttore. Io presumo che sia un fondotinta che abbia le stesse caratteristiche del correttore. Io però lo utilizzo appunto solamente come correttore e devo dire che per adesso mi ci trovo molto bene. E quindi è molto, molto fluido, ma allo stesso tempo molto coprente, molto E quindi questo leggero. qua. Poi l'ho fissato con la cipria della MAC. Questa qui non si sa più che cosa sia perché vabbè, comunque era una medium. C'è scritto medium, non so, non che sa altre caratteristiche di questa cipria qua. E quindi, e poi come blush ho usato quello che già avevo fatto vedere nell'altro video sui prodotti della Cian. Ho usato questo blush qui che mi piace tantissimo. E l'ho stato mixato, non è tantissimo polveroso, ma è molto molto pigmentato, quindi ne basta pochissimo ed è, diciamo, un rosa e un colore, diciamo, più mattone, l'ho usato insieme e quindi fa questo colore molto carino. E quindi come base abbiamo finito. Poi ho usato un primer, quello della Essence, che mi sono dimenticata di portare. E su tutto l'occhio, perché è proprio una cosa velocissima, neanche ci ho messo più di tanto tempo, ho usato la palettina della Osso Special, della Sleek, l'unica palettina della Sleek che ho. E ho usato prima, insomma, come base, diciamo, che tra virgolette, ho usato il colore, oddio, questo dovrà essere, penso sia Pamper, questo qui, rosa pesca. E poi sopra ho fatto una dei miei soliti, delle mie solite cose strane, perché ne ho messo uno sopra l'altro, e ho messo qual è questo colore qua? Il Gift Basket, che è questo qui, che è un marrone, leggermente glitterato, insomma non so se si vede molto bene, ma comunque è venuto un trucco molto, molto delicato, molto soft, e proprio soprattutto velocissimo. Poi ho messo la matita soltanto qua sopra. Questa qui della Essence Hot Chocolate, quindi come matita appunto eyeliner. Questa qui bellissima, dura tantissimo, non sbava, è marrone, senza glitterini, senza niente di quelle automatiche, costa pochissimo, 2 euro, se non sbaglio 1,99 euro, e mi ci trovo molto bene. Infine, visto che ho utilizzato un prodotto che no, no, infine, ultimi due prodotti, un prodotto che non utilizzo mai, che è appunto il mascara, come ben sapete, stavolta mi sono impazzita, l'ho messo anche, ho usato questo qui che è di mia madre, l'Essence Multi Action, questo qui. Che io non mi so dire, insomma, non è che io sono, appunto, non so niente di mascara perché non lo utilizzo mai, però l'ho visto là, l'ho preso. E comunque, insomma, a distanza di mesi, perché questo l'ho comprato mesi e mesi fa, qui dice che la durata 6 mesi, in realtà questo ce l'ho forse un pochino di meno di 6 mesi, ma è perfetto come il primo utilizzo. E infine, come rossetto, ho utilizzato questo qui color pesca, I'm Sailing, sempre di Essence, della linea, una linea limited che mi è piaciuto tantissimo. E questo color pesca qua, l'ho utilizzato un pochino, e mi piace tanto. Certo, non ha un'ottima durata, non è niente di che, ma sulle labbra finché dura, insomma, mi piace parecchio. Eccomi, allora, partendo dalla parte superiore,
ho indossato una camicetta perché io adoro le camicie, come già si è capito, perché in tutti i miei outfit, soprattutto quelli invernali, non ne posso fare a meno. E in questo caso ho indossato una camicetta blu, celeste forse, con le maniche leggerissimamente a sbuffo, perché adoro le maniche a sbuffo, ed è della marca Silvia Nietzsche, una marca che è tendenzialmente low cost, diciamo, perché questa camicetta l'ho pagata 20 euro, quindi io direi che si possa effettivamente dire low cost. Per quanto riguarda i pantaloni, ho messo dei semplicissimi jeans blu scuro della Pinco, e per quanto riguarda le scarpe ho messo le mie adoratissime ma tanto odiate, vedo in giro, le Hogan. Io le trovo perfette per qualsiasi occasione, le trovo perfette per il giorno, le trovo perfette quindi per andare all'università, per andare a scuola, per andare al lavoro, le trovo comode, perché è una cosa secondo me fondamentale che le scarpe siano in primis comode, perché dobbiamo starci fuori tutto il giorno. E scusate se continuo a toccarmi l'occhio, non capisco perché, vabbè, niente. E anche giusto anche per la sera, per un'uscita un po' più, non dico elegante, insomma un'uscita tranquilla, ecco, e con una magari una bella camicia appunto sopra, una blusa molto carina, insomma secondo me sono molto versatili come scarpe. E come smalto ho indossato uno smalto celeste della Essence, dopo vi faccio vedere. Come orecchini ho indossato delle semplicissime perline fintissime, queste qua, cioè ho anche quelle vere, ma queste qui sono veramente finte, ma io le trovo graziosissime. E non so se si vede bene qui lo smalto, eccolo qui, perfetto. Questo è lo smalto della Essence Celeste, spero che non sbatta con il colore della camicetta, perché insomma non mi andava di metterlo, non mi andava di toglierlo, anche perché anche ci sono due o tre giorni che ce l'ho e sono anche in buone condizioni. Quindi niente, vi ho fatto vedere tutto, adesso scappo che ho paura di fare tardi, vi mando un bacio grandissimo e spero che ci rivediamo, oddio, sta per cadere tutto, spero che ci rivediamo presto e vi mando un bacio grande 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 a tutte e niente, quindi alla prossima, ciao!